Buongiorno, ci siamo svegliati e abbiamo fatto tutte le valigie. E non ci credo, ma questa alla fine la mia, seppur piena, si chiude. Perché siamo partiti con il giubbino, con il piumino, il giubbino pesante. Mentre invece adesso ovviamente non lo devo mettere perché fa caldo e quello occupa un sacco di spazio. Però si chiude, ragazzi. Non ci posso credere. Yeah! E poi lasciamo l'appartamento, andiamo a prendere qualcosa da mangiare, da bere per colazione, visto che ieri alla fine il donut non l'abbiamo mangiato, quindi lo mangiamo per colazione, andiamo a prendere un cappuccino e poi partiamo direzione Las Vegas! Yeah! Quella di ste è un po' più faticosa da chiudere. Io ho imparato il trucchetto di arrotolare tutti i vestiti perché non si stropicciano e in più non, cioè ci stanno più cose. Questa cosa ancora Stella deve imparare invece. Comunque, abbiamo sistemato, riorganizzato bene tutto l'appartamento. Mi piace quando vado via lasciare comunque la camera il più ordinato possibile. A parte il letto disfatto, però per il resto abbiamo praticamente tenuto tutto in ordine. Guardate, mi piace fare questa cosa. E questo è il bagno, a parte la salviettina lì, però è tutto ordinato. E niente, adesso lasciamo l'appartamento. Come vi dicevo, andiamo a fare colazione e poi partiamo. Ci saranno circa 4 ore abbondanti in macchina, però sicuramente ci fermeremo lungo la strada. Quindi se anche voi volete scoprire quello che c'è sulla strada che collega Los Angeles da Las Vegas, continuate a seguirmi. Siamo ufficialmente partiti. Bye bye Los Angeles. Justy che è andato a prendere due cappuccini. Io sono qui in macchina anche perché non è un vero e proprio parcheggio, quindi ho preferito restare in macchina. Poi andiamo a fare benzina visto che la strada è parecchio lunga e poi partiamo per raggiungere Las Vegas. Non vedo l'ora di vederla, sono davvero molto molto curiosa. Resteremo però soltanto 2 giorni, sarà proprio una toccata e fuga, anche perché secondo me più di un paio di giorni a Las Vegas, cioè non è che c'è molto da fare, quindi sono più che sufficienti. E mentre andiamo in direzione Las Vegas, questa appunto è la nostra colazione che mangiamo in macchina. E poi ci sono i cappuccini di Starbucks. Siamo passati da Starbucks un attimino e insomma siamo partiti. Siamo in autostrada, adesso è molto scorrevole, non c'è traffico fortunatamente. Ci fermiamo, voglio fermarmi in un tipico locale degli anni 50 che si trova lungo questa strada e dopo vi faccio vedere com'è. L'ho trovato su Instagram ed è molto caratteristico perché è proprio degli anni 50, mai sistemato, mai ristrutturato, quindi è proprio super tipico e quindi io sono curiosa di vederlo. E poi abbiamo bisogno di fermarci un attimo perché sono 4 ore tirate, sono troppo troppo lunghe. Siamo arrivati, questo è il dinner di cui vi parlavo prima, si trova proprio sulla strada che collega Los Angeles a Las Vegas ed è proprio quasi perfettamente a mezz'ora di strada tra Los Angeles e Vegas. Adesso entriamo, no due, ho detto mezz'ora, no ho detto mezz'ora davvero, no intendevo è a metà strada tra Los Angeles e Las Vegas, quindi proprio perfetto anche come sosta. E qua vicino c'è anche la città fantasma, quindi poi andiamo a vedere una mezz'oretta. Buttiamo tutto, anche la nostra ciambella che l'abbiamo finita. E questo è il locale, un sacco di macchine stanno facendo sosta qui. Abbiamo deciso alla fine di fermarci a mangiare. Io ho preso il pesce grigliato, un hamburger, poi limonata per me, Coca-Cola per Stella. Sono
andata in bagno ed anche lì è tutto molto carino. Dopo lo faccio vedere. Tutte le cameriere sono vestite nella divisa azzurra e rosa. Wow, bellissima. Con il cappellino. Mi aspettavo che avessero anche i pacchi, invece quelli non ce li hanno. Ste, presentaci il tuo piatto. Un cheeseburger senza però il panino sopra. Ah, te lo devi fare. Ok, patatine, pomodoro. E invece stavolta ho voluto cambiare, visto che gli hamburger mi hanno un po' stufato. Ho preso il pesce alla griglia. Poi ci sono i... come si chiamano? Non mi viene il nome. Salsina. E anche per me patatine fritte. Yummy. Abbiamo finito di mangiare il pesce, era buonissimo. Adesso abbiamo ordinato una meringata al limone che mi ispira tantissimo. Dopo ve la faccio vedere, è gigante, con un sacco di meringa. Non l'ho mai provata, sono molto famosa qui in America, quindi abbiamo deciso di prenderla qui. Ed eccola qui. Dai, Ste, vai all'assaggio. Sopra c'è la meringa e sotto c'è la crema al limone. Vai. Buona? Ora l'assaggio anch'io. Ma sotto c'è anche una base di biscotto. Buona. Guardate quanto soffice la meringa. Sembra una nuvola. Vi faccio vedere il bagno perché è carinissimo. Questa è la porta. E guardate, ci sono tutte queste stelle. E poi ta-da-da-da. All'inizio mi sono spaventata. Abbiamo finito di mangiare, adesso ci mettiamo in macchina, andiamo a vedere la città fantasma e poi in direzione Las Vegas. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Alla fine non ci siamo fermati a vedere la città fantasma perché non mi ero informata bene prima di partire, ma soltanto ieri sera mentre cercavo dove potersi fermare, dove consigliavano di fermarsi durante questo tragitto. Però è una specie di tour, anzi è un tour vero e proprio, che dura da minimo mezz'ora oppure anche di più. Quindi noi non abbiamo il tempo per poterlo fare, in quanto dobbiamo lasciare la macchina entro le 4 del pomeriggio. Quindi saremmo arrivati tirati oppure magari addirittura in ritardo. E quindi ci siamo rimessi in macchina e stiamo andando a Las Vegas. Abbiamo ancora 180 km da fare e sono circa 2 ore. Ste, me lo dici? Un'ora e tre quarti. C'è ancora un bel po' di strada, però almeno la vista è meravigliosa. Guardate, siamo immersi completamente nel deserto. La vista è bellissima. E quindi insomma ce la godiamo al 100%. Ci siamo fermati all'autogrill a prendere qualcosina di rinfrescante e a parte un sacchettino di patatine e del tè. Abbiamo preso 2 ghiaccioli, io ho voluto provare questo al cocco e Ste invece ha preso questo alla fragola. Ora lo assaggiamo. Più che un ghiacciolo è un gelato, però rinfresca un sacco. Il mio all'interno i pezzi di cocco, il tuo? La fragola all'interno, c'è pezzi di fragola? Certo. Buono. Ci siamo quasi, fra 7 km siamo arrivati al Caesar Palace, dove dobbiamo lasciare la macchina e poi noi ci spostiamo nell'hotel The Link, se non ricordo male, l'hotel che abbiamo prenotato, e sono circa 3 minuti a piedi, quindi fantastico. E stiamo già iniziando a vedere casinò, cartellone di casinò, subito si parte così. Ok, direi che siamo praticamente arrivati perché iniziano a vedersi tutti gli hotel più famosi di Las Vegas. Siamo finalmente arrivati in camera. La camera è grandissima, l'unica cosa
c'è il letto. Cioè ci sono due letti matrimoniali, cioè due letti e una piazza e mezza, perché di matrimoniali questi non è che sono proprio grandi come i nostri, però comunque sono due letti sicuramente super comodi. Vi faccio velocemente il tour della stanza. Questa, vabbè, è la porta d'ingresso. Questa è la visuale. La stanza è più grande del nostro appartamento di Los Angeles. Abbiamo già posizionato qui le nostre valigie. Qui appunto c'è questo specchio che adoro, c'è, prende tutto il corpo, è grandissimo. Ma in realtà, oltre a essere uno specchio, abbiamo scoperto che è la porta del bagno. Cioè è, a parte il casino che fa, però è o non è geniale questa cosa? Ce la voglio anch'io a casa, troppo bella. Poi c'è la scrivania, poi c'è il televisore che è veramente molto grande. Come vi dicevo prima, abbiamo appunto due letti matrimoniali, vedete, una piazza e mezzo, il comodino centrale, c'è questa bellissima, c'è questo bellissimo quadro gigante dietro il letto, mi piace molto. C'è un altro specchio, anche questo è gigante, su questa parete. E poi abbiamo la finestra che si affaccia sulle piscine, ce ne sono due, una per i più grandi e una per i più piccini, con l'acqua bassa dall'altra parte. Qui c'è la zona cabina armadio, quindi si può nascondere il tutto con la tenda. Abbiamo anche la cassaforte, ci sono delle bottigliette d'acqua e qua appunto la possibilità di appendere dei vestiti. Poi c'è il bagno ed eccolo qui, anche in bagno c'è uno specchio parecchio, parecchio grande, con i led laterali che abbiamo fatto mettere anche a casa nuova, se non ricordo male, o laterali. Sì, laterali abbiamo fatti mettere. Poi c'è un altro specchio, questo è comodo per truccarsi. Poi beh, i sanitari, cioè non c'è il bidet. E poi c'è questa doccia che è gigante, grandissima. Mi piace molto che ci siano le piastrelle in marmo. E poi c'è la doccia, abbiamo addirittura lo shampoo, i saponi, insomma, per lavarci. E basta, in sostanza questo è questa è la stanza. E anche l'hotel in sé è veramente grandissimo, ci sono tantissime stanze, tantissime camere. La hall giù di sotto è praticamente grande quanto il mio paese, cioè veramente gigante, tutto qua è gigante. Adesso ci rilassiamo un attimo in camera, magari apriamo le valigie, ci diamo un cambio veloce, boh, adesso dobbiamo valutare, e poi andiamo a vedere insomma giù per la strip tutti i vari hotel più famosi e tutto il resto. Mi sono data una sistemata al trucco perché praticamente non avevo più niente e sto adorando il blush di Pixi che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video che ho registrato prima di partire. Mi piace tantissimo ed è questo qui. Mi piace perché è un rosa e sulle guance dà proprio quell'effetto di guance leggermente rossato, una cosa comunque naturale che mi piace molto. E poi come illuminante mi sono portata sempre da questa palette, insomma, utilizzo questo illuminante che in realtà, vediamo se mette a fuoco, ok, che in realtà è un ombretto, però mi piace tantissimo utilizzato anche come illuminante. E visto che non volevo portarmi dietro tantissimi trucchi, ho preferito insomma prendere questa palette che ha tutto. Ci sono i blush, ci sono gli ombretti, appunto questi si possono utilizzare come illuminanti, e poi questi li utilizzo anche come eyeliner oppure anche per ritoccare le sopracciglia. Niente, adesso usciamo, andiamo prima a vedere un pochettino giù di sotto il casino e tutto quanto com'è, poi usciamo sulla strip e vediamo il resto degli hotel. Sicuramente andremo al Bellagio, andremo all'Aria, sono tutti hotel che più che altro conosci perché io non è che me ne intenda molto, e quindi niente, sicuramente se posso filmare filmerò qualcosa. Questi sono i corridoi immensi dell'hotel e attenzione attenzione, appena si gira a sinistra o a destra sembra praticamente di essere di nuovo nello stesso corridoio, perché è tutto uguale, tipo labirinto. Se sei contento di essere arrivato? Sì? Molto. Di qua? Ok, ascensore. Abbiamo appena passato Roma, c'è la fontana. E qui abbiamo il Colosseo, è tutto riprodotto, ma secondo me è tutto troppo finto, cioè ci sono
anche dentro, cioè è tutto finto. A me sembra quasi di essere in un Luna Park più che in una città, perché è tutto, tutto, tutto finto. Beh, adesso andiamo a Parigi, stai da Roma, andiamo a Parigi. Andiamo, siamo un po' stanchi in realtà, perché 4 ore di macchine, di macchina non sembra, ma alla fine ci hanno stancato parecchio. Fortunatamente domani abbiamo il giorno completamente pieno, perché partiamo lunedì mattina, quindi domani vediamo un po' con calma. Siamo stati all'interno dell'hotel, qual era? Non ricordo più. Al Mirage. Ok. E è impressionante quante persone giochino e continuino così con gli occhi fissi sulle macchinette. Cioè no, io non, a me non piacciono. Ci sta a giocare a $5, magari domani lo faremo $5-10, non lo so, perché siamo venuti, quindi ci sta, ma la gente è drogata di questo, cioè tanta gente è drogata e si rovina per colpa di questi giochi. Là in fondo, non so se riuscite a vederla, c'è la Tour Eiffel. Qua siamo al Caesar Palace. Questo è il nostro hotel. Qui c'è il ristorante di Gordon Ramsay, però so che c'è anche all'interno di uno degli hotel, e se non sbaglio è il Caesar Palace. Questo è tutto il Caesar Palace? Sì, è immenso, parte da qui, tutto, 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 tutto così, fino praticamente a là, sì, perché là c'era la fontana, quindi è tutta questa distesa ed è solo un hotel. Stanno iniziando ad accendersi tutte le luci, anche la Tour Eiffel si sta illuminando, guardate. Che limousine. Però. Questo è tutto normale a Las Vegas, addirittura, adesso non ci sono più, ma prima li abbiamo visti, lì, tutti i volantini, no comment, no comment. Fine, non ho più ripreso niente perché si era scaricata la batteria della videocamera, che ho fatto caricare adesso un attimino, però preferivo salutarvi, quindi l'ho rimessa alla macchina fotografica, però in realtà so che si rovina la batteria facendo così, però solo 2 minuti. Alla fine abbiamo girato per vari hotel, ci siamo fermati a mangiare qualcosina. Devo dire che alla fine, dai, non è poi così male, ci sta a vederla almeno una volta nella vita. E alcuni hotel, vi dicevo prima, che avevano le piante, addirittura le piante finte, invece in altri le piante erano vere. Ho fatto comunque qualche ripresa che sicuramente vi metterò. Adesso mi sono già fatta la doccia, mi sono lavata i capelli, devo ancora asciugarli un po' perché sono leggermente bagnati. Comunque adesso mi strucco e poi andiamo a dormire, perché siamo davvero stanchi. Le 4 ore in macchina comunque sono state abbastanza impegnative alla fine. Adesso iniziano a farsi sentire. Non è tardissimo in realtà per essere a Las Vegas, però siamo troppo troppo stanchi. E niente, questo letto devo dire che è super comodo. Mi sono appoggiata adesso 2 minuti, perché fino adesso non mi ero ancora seduta, non mi ero ancora sdraiata. È comodissimo, non mi sembra vero. E poi ci sono tanti cuscini, cosa che io cerco sempre, perché dormo con 2 cuscini, quindi quando trovo in un hotel più di un cuscino a persona sono veramente super contenta. Niente, adesso finisco di asciugarmi i capelli e poi andiamo a dormire. Ciao!